C'è un elemento ancora nella mozione di Forza Italia che, accanto alla manifesta incapacità del governo, pone il problema di moralità politica. È sempre scivoloso il tema della morale, della moralità e del moralismo nella politica, ma accetto la sfida. Noi ci auguriamo che i magistrati di Potenza siano messi nelle condizioni velocemente di concludere le indagini. E sapete per rispetto di chi, innanzitutto? Non già e non solo degli indagati, preciso per la superficialità con cui sono intervenuti alcuni senatori che non voglio neanche citare, che non vi è alcuna ipotesi di corruzione che riguarda questo governo. Credo che l'unica ipotesi di procedimento penale che nascerà da questa vicenda sarà quella su cui vi chiameremo a rispondere della diffamazione nei confronti del Partito Democratico e su cui spero che rinuncerete all'immunità parlamentare, voi cittadini. Voi cittadini. Lì vedremo chi è condannato e chi no. Silenzio. Quando avranno finito con le loro urla, torneremo alla dura verità dei fatti. E sarà per loro un piacere passare alla concretezza dopo tante discussioni fatte per chi sta fuori da qui. Vogliamo sapere chi è il colpevole, vogliamo sapere chi è che ruba, perché la differenza tra chi dice rubano tutti e chi dice datemi nomi, la differenza è esattamente tra quelli che non vogliono nessun colpevole sparando nel mucchio e pensando di prendere consenso e chi invece pensa che la giustizia sia una cosa seria. Credo che ciascuno ha i suoi sport preferiti. Il suo è quello di leggere le intercettazioni, il mio è quello di rispettare la Carta Costituzionale. Contano i codici delle leggi, non i codici di un software, per decidere chi è colpevole. E se devo essere giudicato, vengo giudicato dai magistrati con le sentenze, non dai blog con una password. Vedete, è la stessa differenza che c'è tra interpretare la politica come servizio, come grande servizio, e la politica come grande server. È una grande differenza. È una differenza che però potranno capire soltanto con il tempo, perché prenderla tutta insieme potrebbe essere difficile. Mi avvio alla conclusione. Io sono per la giustizia, sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni. Io rispetto le sentenze dei giudici, non le veline che violano il segreto istruttorio. Quando dico che noi siamo dalla parte della magistratura e invitiamo la magistratura ad andare a sentenza, noi non stiamo accusando la magistratura, noi stiamo rispettando la Costituzione italiana sulla quale abbiamo giurato. Ma questo Paese ha conosciuto anche negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Un avviso di garanzia, strumento processuale a tutela dell'indagato, è stato per oltre 20 anni una sentenza mediatica definitiva. Vite di persone per bene sono state distrutte mentre i delinquenti avevano il loro guadagno nell'atteggiamento demagogico e populista di chi faceva di tutta l'erba un fascio. E oggi qui io dico davanti a quest'Aula che l'avviso di garanzia non è mai una condanna, dicendo all'assessore dei 5 Stelle di Livorno che noi non chiederemo le sue dimissioni perché è stato indagato, perché crediamo nella Costituzione e crediamo nei processi che si fanno nelle aule.